quarta corsa dall'Arcoveggio propone un miglio per cavalli di 3 anni, sono 8 dietro l'autostart, Bella di Notte DL, Ben Doriel Mail, Billa Bong, Bacco Brad, Be Truthful, Blue River, in seconda linea Business del Pino e BFC Francis, macchina che accelera con la velocità iniziale di Blue River che in breve assume l'iniziativa. Partita a mezza botta invece la favorita Be Truthful che naviga ora a centro gruppo, mentre ottima la partenza accolta da Blue River che guida dopo i primi 200 metri coperti in 15-1. Tutti i cavalli ora in fila, in lunghissima fila indiana, dopo 350 metri di gara. Bella di Notte segue in seconda posizione, poi vediamo anche Billa Bong e tutti gli altri, ma nessuno fa ancora la prima mossa esterna. Dopo 500 metri di gara, situazione statica con gli 8 cavalli che continuano ad andare di conserva, i 600 se ne vanno addirittura in 47-4. Ora c'è l'errore però dalla terza posizione del numero 2 Ben Doriel. Numero 2 Ben Doriel Mail. Così rimane tranquillamente al comando Blue River nei confronti di Bella di Notte, gli altri leggermente più discosti, con il tentativo di risalita ora di Be Truthful che raggiunge Bacco Grad in terza posizione, la sopravanza e ora cerca l'aggancio con i primi. Intanto il chilometro in 1.18.4, fin qui ha fatto i propri comodi Blue River, sposta però all'esterno a questo punto Bella di Notte, mentre Be Truthful non guadagna per il momento terreno e siamo ormai a 400 dalla conclusione con Bella di Notte che sta attaccando con estrema decisione Blue River, che però replica con l'arrivo della curva, con il sopraggiungere della curva. Ora si ingamba anche Be Truthful che viene in terza ruota mentre c'è l'errore di BFC Francis che stava avanzando ma sbaglia anche Be Truthful, è rimasto praticamente soltanto Bella di Notte perché ha sbagliato anche Blue River, così Bella di Notte viene a vincere nettamente e fra i superstiti emerge Ben Doriel, ma era stato probabilmente squalificato, quindi bisogna vedere, forse secondo Billa Bong che sarebbe l'estremo side del campo. 1.17.8 comunque il ragguaglio conclusivo, quel che è certo è la vittoria di Bella di Notte e Manuel Pistone, corsa decisamente decisa da errori soprattutto nella fase finale, abbiamo visto 3 errori praticamente quasi nello stesso momento, quelli di BFC Francis che avanzava con decisione, quello di Be Truthful e quello di Blue River che aveva probabilmente dato il meglio, però era ancora in quel momento in seconda posizione, quindi 3 errori che hanno, in precedenza aveva sbagliato tra l'altro Ben Doriel Mail, quindi andiamo a rivedere con l'arrivo, vedete sta passando Bella di Notte ma ci sono 3 errori praticamente consecutivi e così Bella di Notte si allunga bene per vincere isolato in avanti. Il secondo posto lo conquista, vedete, a centropista con un finale che bello ma forse inutile, Ben Doriel Mail, perché potrebbe essere stata squalificata, ma aspettiamo naturalmente il verdetto della giuria.